Eccoci, siamo nuovamente live. Siamo nuovamente live. Speriamo che questa volta tutto funzioni regolarmente. Quindi dovrebbero essere arrivate le notifiche fra un attimino e quindi fra un po' dovremmo cominciare a essere un po' di amici per questa lezione, per questa terza lezione sul cambiamento. Perfetto, perfetto. Ok, allora, grazie a tutti. È stato un pomeriggio movimentato. Stavo dicendo che mi scuso del ritardo, ma alle 2 ho sentito che trafficavano vicino a casa e stanno mettendo mano alle linee della fibra e purtroppo ci hanno bloccato. E poi non capisco perché, però dobbiamo guardare avanti. Allora, intanto, avete voglia di dirmi da dove siete, in che città siete? Perché sono sempre curioso di capire un po' da dove sono i miei alunni di questa fantastica esperienza che è Lux, l'Università della Conoscenza. Allora, devo dirvi che in tanti mi avete scritto nelle lezioni per quanto riguarda le lezioni precedenti e quindi sfrutta anche questa opportunità. Qui sotto c'è la mia mail per cui mi puoi tranquillamente scrivere non solo per gli argomenti che io tratto, ma per qualunque argomento ti possa interessare. Io sono il tuo coach, quindi in questo momento sono, ciao Anna, sono a tua disposizione, quindi se hai qualche argomento che puoi approfondire, mi scrivi alla mail qui sotto e ti risponderò personalmente ed è un grande piacere. Bentrovata Cecilia. Allora, cosa molto importante, regole di ingaggio. Chi ha già partecipato a qualche altra live lo sa. Se mi metti dei commenti per piacere, mettimi il tuo nome, perché non essendo sulla mia pagina Facebook o sul mio gruppo, io l'unica cosa che vedo è Facebook user. Quindi se hai delle domande, mettimi anche il tuo nome. Oggi parleremo di un argomento molto importante. La volta scorsa abbiamo parlato di freni al cambiamento. Bene, oggi parleremo di un qualcosa che è un freno, ma può anche essere un turbo per il cambiamento, che sono le credenze. È un argomento veramente molto molto importante, ma prima di passare alle credenze, facciamo un piccolo recap, come solito, di che cosa abbiamo visto, nella puntata precedente. Allora, abbiamo visto che è importante settare le nostre abitudini per raggiungere gli obiettivi che noi vogliamo desiderare, che vogliamo raggiungere. Se abbiamo un cambiamento in atto, non possiamo affrontare il cambiamento utilizzando le stesse abitudini che utilizzavamo prima. Se io ero in una relazione e mi trovo single, devo adottare chiaramente delle abitudini diverse. Se mi promuovono nel mio lavoro, certamente delle abitudini dovranno essere modificate. Quindi, quando ti trovi ad affrontare un cambiamento, ricorda che un aspetto fondamentale, ma lo riprenderemo poi anche dopo, è proprio avere delle abitudini in linea col cambiamento che desideri. Questo periodo di lockdown sento dire che ha fatto un po' prendere qualche chilo alle persone. Se il mio obiettivo è perdere peso, chiaramente dovrò avere un'alimentazione diversa e cominciare a fare una spesa diversa per avere cose diverse nel frigo. È un piccolo esempio, ma è sufficientemente chiaro per dirti, ripeto, se vuoi avere un cambiamento, una cosa fondamentale è settare le tue abitudini. Altro aspetto molto molto importante è quello che riguarda la zona di comfort. Ti ricordi che un aspetto molto importante nella fase di cambiamento è questo bisogno di sicurezza che noi esseri umani abbiamo per
tendiamo a rimanere sempre all'interno delle nostre abitudini e sempre all'interno della nostra zona di comfort che ci aiuta a trovare quella sicurezza che è fondamentale per l'essere umano. Quindi fai attenzione perché molto spesso quello che ti serve per raggiungere ciò che desideri veramente si trova fuori dalle tue zone di comfort, dalla tua zona di comfort. Ricorda che un altro aspetto molto, molto importante è la gestione dell'emotività. Quando ci si trova ad affrontare un periodo di cambiamento, molto spesso l'emotività prende il sopravvento. Non so se ricordi, se non l'hai vista la lezione precedente, valla a rivedere. C'è un momento in cui io tratto questo argomento proprio dell'emotività e della razionalità. Immagina che questa sia la razionalità. Quando tu hai alta razionalità, ok, hai anche bassa emotività. Cioè, quando tu sei molto razionale è perché dall'altra parte tu hai una bassa emotività. Quando invece tu hai una forte emotività, è molto spesso un momento in cui la tua razionalità va un po' a farsi benedire. Quindi è molto molto importante, ci tengo a sottolinearlo in questa fase di recap, la gestione dell'emotività, fondamentale. Altro aspetto, ricordati, fatti regalo di osservare le cose da un altro punto di vista, sempre. Abbiamo trattato nella lezione passata, un aspetto fondamentale che toccava questo dettaglio, se fosse più importante fare le cose fatte bene o fare le cose giuste. Ricorda che è molto meglio fare le cose giuste e farle bene. La maggior parte delle persone che vengono da me per farsi aiutare come coach continuano a fare sempre le stesse cose. Le fanno benissimo, solo che sono le cose sbagliate. Quindi presta attenzione, quando non ottieni il risultato che desideri, è perché probabilmente le cose che stai facendo non sono quelle giuste, non sono quelle veramente funzionali per raggiungere il traguardo che desideri raggiungere. Quindi, ultimo aspetto era quello che non so se ricordi, quello della rimandite. Se per troppo tempo non stai ottenendo ciò che desideri, prendi in mano la situazione e cambiala, perché se la lasci lì, quella situazione diventerà sempre più difficile da gestire. Ma oggi, come ho detto, toccheremo un argomento veramente molto, molto importante, che è l'argomento delle credenze. Allora, ti faccio questa domanda. Secondo te, abbiamo bisogno di credere per vedere o abbiamo bisogno di vedere per credere? Molto spesso noi pensiamo che dobbiamo vedere per credere, ma in realtà se non crediamo non riusciamo a vedere. Quindi uno degli aspetti più importanti in una fase di cambiamento, ma questo vale sempre nella vita, è credere che le cose si possano realizzare. Perché se non credi che le cose si possano realizzare, non si realizzeranno mai. Se tu credi che non è possibile trovare un lavoro, anche se è difficile, me ne rendo conto, ma se tu credi che non è possibile, non lo troverai. Quindi è molto molto importante, credere per vedere. Perché le credenze sono così importanti? Perché vanno a intaccare la zona di comfort. Ti ricordo, la zona di comfort è quell'aspetto, quella parte di noi all'interno della quale noi ci muoviamo con le nostre abitudini. La vedi bene qui. Vedi che all'interno della zona di comfort noi ci troviamo bene. È proprio un momento in cui noi ci sentiamo tranquilli, ci sentiamo sicuri. E le credenze fanno parte di questa zona di comfort, perché anche il nostro modo di pensare rientra all'interno delle nostre abitudini.
Quindi, se vogliamo ottenere un risultato diverso da quello a cui aspiriamo, dobbiamo essere disponibili a mettere in discussione proprio quella che è la nostra area di comfort. Dobbiamo uscire fuori dalla nostra area di comfort. Quando noi parliamo di abitudini, parliamo dei nostri orari, del nostro modo di vestire, del nostro abbigliamento, ma pensiamo tantissimo anche, mi riferisco anche al nostro modo di pensare, perché se il nostro modo di pensare è in bianco e nero, noi vedremo la vita in bianco e nero. Se nel nostro modo di pensare esistono i colori, noi vedremo la nostra vita anche con i colori. E devi sapere che noi abbiamo credenze su tutto. Noi abbiamo credenze su tutto. Te lo faccio vedere con questa slide. Che cos'è una credenza? La credenza è una sensazione di certezza rispetto a qualcosa o a qualcuno. E come ti dicevo, abbiamo credenze su tutti gli argomenti. In sostanza è il nostro modo di pensare. Abbiamo credenze sulle donne, sugli uomini. Sul sesso, su com'è la vita, sul lavoro. Quando diciamo le donne sono fatte così, o gli uomini sono fatti cos'ha. Sono delle generalizzazioni, ma sono degli schemi di pensiero. E questi schemi di pensiero determinano la nostra realtà, determinano la tua realtà. La vita è solo fatica. I soldi sono sporchi. Gli amici non ce ne sono. Sono degli sistemi di credenze che sono fortemente impattanti. Per quello possono essere un freno al cambiamento o un grande turbo, a seconda che le credenze siano limitanti o potenzianti. Cosa molto molto importante è il fatto che le credenze vanno a intaccare la nostra identità. Quando noi pensiamo, io sono fatto così. Mi sono messo un'etichetta ed è questa etichetta è veramente molto molto pericolosa perché alla fine è una lente attraverso la quale io vivo la mia vita e vivo la mia realtà. Prova a pensare, ti faccio alcuni esempi. C'è differenza se io credo di essere una persona resiliente o credo di essere una persona che alla prima difficoltà molla? C'è una grande differenza. No? Oppure se credo di essere attaccato dall'esterno, se vedo dei nemici dall'esterno, come potrò relazionarmi con le persone? Oppure se io credo che non esista una persona che io possa amare da fuori, riuscirò mai a incontrarla? Se penso che sono troppo vecchio per incontrare un amore, lo potrò mai incontrare? Oppure se penso che ci si può innamorare in qualunque momento della propria vita, capisci che è un altro modo di vivere. È per questo che l'argomento di oggi è veramente molto importante. Ma vedrai che come verrà sviscerato, tu sarai in grado di fare un'analisi del tuo schema di pensiero, di quelle che sono le tue credenze. Ok? Una credenza che trovo molto spesso, che incontro molto spesso con le persone che si rivolgono a me, in particolare le donne credono di non essere mai abbastanza. Abbastanza qualcosa. Ecco, ma se io esco e vado nel mondo pensando di non essere mai abbastanza, come potrò proporvi al mondo? Capisci che le credenze quindi sono molto, 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 molto importanti. Allora, questa slide ti spiega come noi costruiamo le nostre credenze, perché le credenze le costruiamo giorno dopo giorno. Le costruiamo praticamente con tre modalità. Per prima cosa, i riferimenti interni derivano dalla propria esperienza personale.
Poi ci sono i riferimenti esterni, che è qualcosa che arriva dall'esterno, che possono essere i genitori, persone straniere che noi conosciamo, abitudini sessuali, religioni, giornali, televisioni, i social. E poi i riferimenti immaginari. Noi costruiamo le nostre credenze con queste tre vie, con queste tre autostrade. Allora ti faccio un esempio. Io vado a cavallo. Vado a cavallo la prima volta, questa è una storia vera perché è la mia storia. Vado a cavallo, era un piccolo pony, il pony si è buttato per terra, io avevo 5-6 anni e sono rimasto sotto al cavallo. Quindi ho fatto un'esperienza per me molto brutta e ho cominciato a odiare i cavalli. Dopodiché ho fatto un'altra esperienza, quando ero un pochettino più grande, e ho trovato un cavallo che anche lì non voleva essere cavalcato e anche questo cavallo, insomma, era molto nervoso, sebbene fosse un cavallo, tutto sommato, tranquillo. Riferimento in te. Raccontavano davanti a degli amici queste mie vicissitudini. E hanno rafforzato il fatto che io con i cavalli non c'entrassi proprio niente. Fino a quando io mi sono costruito e se mi vedo su un cavallo non sono così felice. Cioè ho costruito una credenza che io con i cavalli non ci azzecco niente. Questo è un esempio. Potrei farti tantissimi altri esempi. Quindi prova a immaginare quante credenze stai costruendo. Tu hai costruito tu con questo schema. Ma veniamo, senza andare tanto distanti, a questi giorni. Coronavirus. Ti faccio questa domanda. Avevamo dei riferimenti interni rispetto a questa cosa? Non ce li avevamo. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo incominciato a fare, attraverso questo infobombing, questo bombardamento di informazioni, una marea di riferimenti esterni. Ci hanno bombardato con tutte le informazioni, tutto il contrario di tutto, andando a crearci un grande panico. Dopodiché abbiamo incominciato, io per ti racconto la mia storia, io faccio anche parte del 118, quindi potevo comunque muovermi, vedevo le persone, quelle che erano fuori a fare la spesa, erano terrorizzate. Quindi si sono costruiti dei riferimenti anche interni. Quindi prima sono arrivati quelli esterni, poi quelli interni e poi quando eravamo tranquilli nelle nostre case ci immaginavamo che dovevamo uscire. Capisci questa credenza? E questa credenza ha fatto sì che abbiamo incominciato, senza rendercene conto, a odiare le persone. Abbiamo incominciato a odiare quelli che portavano fuori i cani, poi abbiamo incominciato a odiare quelli che andavano a correre. E adesso odiamo quelli che vanno a bere un bicchiere, uno spritz, ma li udiamo anche adesso che i numeri sono chiaramente ci stanno raccontando che ormai questa cosa sta finendo. Ora, immagina di essere in Svezia. In Svezia succede la stessa identica cosa, ma i riferimenti esterni sono completamente diversi, non c'è questo bombardamento e tutto diventa più semplice, diventa più tranquillo. Lo stesso in Svizzera. Quindi, a seconda anche di dove viviamo, questi riferimenti vanno a intaccare fortemente queste credenze. E queste credenze fanno sì che poi noi ci muoviamo di conseguenza. Immagina due persone, due uomini. Uno pensa di piacere tantissimo alle donne, l'altro pensa di essere, scusa il francesismo, uno sfigato. Immagina che tutti e due entrano nel bar, prima entra il primo, quello che pensa di essere di piacere, vede due belle ragazze sedute a un tavolo che stanno chiacchierando, lui entra, loro si girano, lo guardano, sorridono un attimo. Lui che cosa pensa secondo te? Lui pensa, vedi, piaccio ancora. Beve il suo caffè, secondo te? Uscendo, si gira verso il tavolo delle due ragazze o si gira dall'altra parte? Si girerà ovviamente verso il tavolo delle due ragazze e le guarderà ancora.
e quando uscirà si sentirà ancora più figo di prima. Il secondo invece è quello che pensa di essere sfigato. Entra dentro, vede le due ragazze stavano parlando, lo guardano, sorridono, parlano tra di loro e lui che cosa pensa automaticamente? Vedi? Ridono di me. Beve il caffè. Secondo te, si gira verso di loro per uscire o si gira dall'altra parte? Si gira dall'altra parte. Ed escono e tutti e due, uno pensa di essere ancora più figo e l'altro pensa di essere ancora più sfigato. Peccato che le due ragazze ridevano di tutt'altro. Però noi ci siamo, questi due personaggi, si sono rafforzati le loro credenze reciproche. Avete voglia di scrivermi se vi ritrovate in questo discorso, se qualche cosa sta muovendo nei vostri pensieri? Vi trovate un pochettino in tutto questo che state vedendo? Magari scrivetemi, ecco il vostro nome, le vostre riflessioni. Allora, io vado avanti anche perché abbiamo cominciato un po' più tardi e vi faccio vedere questa slide. Questa slide è una slide che tendenzialmente si usa per far capire come noi costruiamo le nostre credenze. Allora, devi immaginare la credenza come un tavolo e immagina che tu sei seduto o in piedi sul tavolo. Vorresti avere un tavolo con delle gambe piccole o un tavolo con delle gambe belle grandi, robuste, solide? È evidente che vuoi stare, per sentirti più sicuro, più sicura, su un tavolo bello, bello stabile. Allora, che cosa succede? Che noi tutti i giorni, inconsapevolmente, cancelliamo tutto quello che andrebbe a smantellare le nostre credenze e prendiamo tutto ciò che le conferma. Te lo ripeto, noi andiamo inconsciamente a cancellare tutto quello che mette in discussione la nostra credenza e teniamo tutto quello che la rafforza. Ti faccio un esempio. Ovviamente non è vero, ma è solo per spiegarmi. Io ho la credenza che i ragazzi con i tatuaggi siano dei delinquenti. Ovviamente non è vero, ma è solo per fare un esempio. Immagina che io arrivo su un bordo di una strada e vicino a me c'è una vecchietta. Non c'è un passaggio pedonale, bisogna attraversare quando non c'è traffico. Arriva il ragazzo tatuato. Ci sei? Io lo vedo, automaticamente la mia credenza si attiva subito. Dico, guardalo lì. Ipotesi 1. Il ragazzo appena vede che non c'è traffico, parte e non considera la persona anziana. Cosa faccio io? Prendo questa credenza e dico, hai visto? E la rafforzo. Seconda ipotesi, il ragazzo parte, fa due passi, si accorge che c'è la persona anziana, torna indietro. Gli porge il braccio e la fa attraversare. Sai cosa faccio io? Dico, ma sì, questo non conta. E lo cancello. Perché se lo prendessi, io metterei in discussione la mia credenza e io non voglio assolutamente mettere in discussione la mia credenza. Quindi è importante questo aspetto. Fai attenzione perché molto spesso tu rafforzi le tue credenze in automatico. Ed è per questo che ogni tanto bisogna fermarsi e guardare, l'hai sentito dire tante volte questo aspetto, questa frase, guardare le cose da un altro punto di vista. Molto, molto importante. Perché le credenze sono così importanti nella fase di cambiamento? Perché a seconda di come tu pensi, a seconda di come tu credi, beh, la vita cambia completamente. Tu vedi che qui c'è l'effetto placebo e l'effetto nocebo. Se si è convinti che una cosa faccia bene, che faccia bene,
Beh, il nostro organismo ne risentirà positivamente. Allo stesso modo, con l'effetto nocebo, che è un po' meno conosciuto, se noi pensiamo che una cosa ci faccia male, ci farà male. Allora, ti racconto questo studio che è stato fatto. Hanno preso una classe di studenti a cui sono stati dati anfetamine e barbiturici. Ok? Metà classe anfetamine, metà classe barbiturici. Solo che ai ragazzi a cui hanno dato le anfetamine hanno detto che gli avrebbero dato dei barbiturici. Ai ragazzi a cui hanno dato i barbiturici gli hanno detto che gli avrebbero dato delle anfetamine. Bene, lo sai che più del 50% dei ragazzi hanno avuto dei comportamenti in linea con quello che gli è stato detto e non con la sostanza che hanno preso? Quindi questo ti fa capire l'importanza delle tue credenze. Pensa che da studi che sono stati fatti su personalità, su persone che soffrono di personalità multipla, cioè che a un certo punto credono di essere un'altra persona, addirittura il colore degli occhi tende a cambiare e avvicinarsi a quelli della persona che loro credono di essere. Questo per farti capire la nostra mente quanto è importante. Quindi, perché te ne parlo? Perché è molto, molto utile che tu sia in grado di gestire le tue credenze. Anche perché si parla di credenze eccomi qua, scusami. Spesso si parla delle credenze immaginando, raccontando la storia degli elefanti. Non so se tu hai mai sentito che gli elefanti molto spesso sono legati negli zoo a dei pioli che sono molto piccoli rispetto a quanto sono invece grandi loro, che sono dei pachidermi, eppure non scappano. Sarebbe sufficiente che loro tirassero, dessero due colpi decisi e porterebbero via tutto. Sai perché non lo fanno? Non lo fanno semplicemente perché hanno provato tante volte a scappare da quel piolo e non ci sono mai riusciti. E a furia di provare, 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 hanno creduto di non farcela. Tu prova a pensare quante cose tu non riesci a fare semplicemente perché magari in passato non ci sei riuscito. O perché magari hai creduto di non farcela. O magari qualcuno ti ha detto che non ce l'avresti fatta. Pensa agli elefanti e pensa a quante catene ti stanno tenendo fermo, ti stanno tenendo ferma e ti impediscono di andare là dove potresti andare, dove avresti tutto il diritto di andare, dove meriteresti di andare. Capisci perché è importante il discorso delle credenze? È molto, molto, molto importante. Allora, un altro aspetto che è importantissimo, è proprio, come vedi, la parte più mentale.
Se vuoi ottenere dei cambiamenti positivi e duraturi, devi assolutamente prima di tutto cambiare le tue convinzioni rispetto all'argomento. Perché se tu non cambi le tue convinzioni rispetto all'argomento, non cambi il tuo mindset, è impossibile raggiungere il cambiamento che desideri. Prova a pensare due giocatori forti uguali, uno incomincia la partita, magari immaginiamo di tennis, e dice: io questa partita la posso vincere, e l'altro invece dice: mi ha sempre battuto, non c'è mica tanta storia. Capisci che queste due credenze all'opera sono fortemente, fortemente impiattanti, possono essere un turbo per la vittoria o un'enorme zavorra per la sconfitta. Perché ti dico questo? È perché ti ho voluto inserire questo argomento delle credenze in questo percorso che stiamo facendo con Lux. Perché le credenze, come abbiamo visto la volta scorsa, fanno parte di quelle interferenze che sono un peso al tuo miglioramento personale. Quindi ecco perché le credenze sono un argomento che tu devi incominciare a maneggiare molto molto bene. Ritornando indietro al discorso di prima dei riferimenti, chiediti sempre se quello che tu pensi è giusto, se tu quello che pensi preso dai social. In base a queste informazioni tu crei le tue credenze e le tue credenze avranno un impatto sui tuoi risultati, perché come vedi in alto a sinistra le credenze possono essere limitanti o potenzianti. Attivano delle risorse che possono essere molto belle, molto colorate, oppure possono essere molto grigie. E con queste energie, con queste risorse, tu compi delle azioni. E grazie a queste azioni otterrai dei risultati. E molto spesso i risultati sono in linea con le credenze che tu aspettavi, che tu pensavi di avere. Io posso ottenere solo quello. No, hai mai notato che tante persone non ambiscono a ottenere dei grandi risultati, ma mettono dei risultati mediocri? Perché? Perché hanno paura del disagio che proverebbero nel non riuscire a raggiungerli. Però questo è un problema, perché se tu non alzi un po' il livello dell'asticella, ti troverai sempre a ottenere gli stessi risultati che hai sempre ottenuto. Ti volevo raccontare questa storia per farti capire quanto le credenze siano così importanti. In atletica, fino agli anni 30 più o meno, non si pensava che si pensava che fosse impossibile correre il miglio sotto i 4 minuti. Ebbene, Roger Bannister era un atleta che invece aveva probabilmente un mindset molto potente, molto positivo, un mindset gli consentiva a livello mentale di andare oltre quello che si riteneva fosse possibile. Bene, lui riuscì un giorno a stare sotto i 4 minuti. Grande risultato agonistico. Ma non è questo che devi guardare. Devi guardare un altro aspetto. Devi guardare che cosa è successo subito dopo. Cioè, subito dopo, nell'anno successivo, ben 37 atleti sono riusciti a scendere sotto i 4 minuti. E nei 3 anni successivi
300 atleti sono riusciti a scendere sotto questo limite. Quindi, sai quando si dice si può fare? Quindi è molto importante questo argomento delle credenze ed è per questo che te ne ho voluto parlare. Concludo questa diretta dicendoti questo. Fermati e, come ti dicevo prima, chiediti se quello che tu pensi è proprio così, se è proprio reale, se è proprio giusto che tu la pensi così, oppure è una cosa che nasce da delle mie esperienze passate. Magari ho parlato in pubblico, ho sbagliato 2 volte, quindi io non sono una persona che non può parlare in pubblico. Oppure mi arrivano dall'esterno, magari da un genitore che magari lui aveva una bassa autostima e ha trasferito la sua bassa autostima nei tuoi confronti verso di te? Ecco, chiediti, poniti queste domande perché dalle risposte troverai un sacco di spunti per migliorarti, per spostare sempre più in là i tuoi limiti, raggiungere sempre risultati migliori e andare oltre le sfide dei cambiamenti che ti si presentano davanti. Bene, allora, che cosa abbiamo visto in questa diretta? Innanzitutto abbiamo visto come nascono le credenze, che cosa sono, quali sono i fattori che fanno sì che le nostre credenze non solo nascano, ma si rinforzino, quindi i riferimenti interni, i riferimenti esterni e i riferimenti immaginati. Fai attenzione alle tue credenze, mettile sempre in discussione. Chiediti da dove arrivano e soprattutto chiediti se coloro che te le hanno inserite, te le hanno innescate, erano delle persone autorevoli. Ok? Argomento importante, ripeto, se saprai gestire le tue credenze, potranno essere un turbo per la tua vita. Cosa vedremo nella prossima diretta, nella prossima lezione? Vedremo come la mente mente. Vedremo come la mente è un aspetto fondamentale da gestire per ottenere il meglio dalla vita, per evitare che le brutte profezie che ci immaginiamo in realtà poi si autoavverino. Sono rimasto nei tempi, nel senso che ho accorciato un pochettino la diretta, anche per rispetto nei confronti di qualcuno che magari si era preso un impegno dopo le 4. Ci tenevo a dirti che sono contento di aver passato con te un momento di questo pomeriggio. Scrivimi nella mia mail qui sotto per qualunque tua esigenza, per qualunque argomento che tu voglia trattare. Sarà per me un piacere scriverti. Scrivimi contattami anche sui social. Tra l'altro, potete anche, qualcuno di voi è già iscritto, potete anche fare domanda di iscrivervi al mio gruppo privato su Facebook. Basta che cercate Pier Vicari Coaching e Formazione, dove anche lì facciamo delle dirette, trattiamo argomenti che possono essere utili al miglioramento e alla crescita personale. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio tutti quelli che vorranno vedere la diretta su YouTube e ci vediamo alla prossima lezione in cui tratterrò, come vi dicevo prima, l'argomento della mente, la mente che mente. Ti auguro buon tutto alla tua felicità e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao, a presto.